naturalmente con l'assommarsi della crisi dei subprime e quindi del sistema. Guarda, se sul giornale. Comunque di sostenere un rischio produttivo, così come sto fatto nelle varie operazioni di liquidità, non solo della Banca Centrale, però allo stesso tempo mostrando la volontà di garantire la stabilità monetaria e quindi controllare, e quindi prendendo come indicatore le aspettative di investimento sul mercato. C'è poco entusiasmo tra i lavoratori milanesi per le nuove disposizioni europee sull'allungamento di 48 ore alla settimana, prolungabili fino a 65 in caso di accordo con il dipendente. La maggioranza infatti giudica questa direttiva eccessiva. Già 48 sono poi il computer, loro faccio lavorare di meno, invece ci fanno lavorare tutti di più, non è proprio una roba intelligente. No, d'accordo no, d'accordo, però cosa possiamo farci noi? Ma c'è anche chi pensa allo stipendio e si consola ipotizzando una busta paga più pesante. Meglio, così la gente posso fumare di più. Sì. E quindi non ha problemi di denaro. Tutto lì. Gaia Mombelli, Sky TG24, Milano. Produrre energia dal vento con degli aquiloni. Questo è l'ultimo progetto italiano per catturare il vento. Si chiama KiteGen e funziona a circa 800.000 metri di altezza dal suolo. Il progetto, riferisce la Repubblica, è stato realizzato grazie all'incontro tra Massimo Ippolito, kitesurfer per hobby e titolare di un'azienda di sistemi automatizzati, e Mario Milanese, docente di controlli automatici al Politecnico di Torino. Ma una pistola può essere rintracciata. Portarle è un crimine, è un elemento di imputazione. Le armi casalinghe sono utili. Ogni brava giovane marmotta starà trafficando con balestre, fionde, lanciafiamme fatti in casa, pistole al laser, iniettori di cianuro e cerbottane. Assassino per lista. Chi assassinereste per lista? I soliti bersagli? I politici, gli antinarcotici, i piedipiatti, sono solo dei servi che obbediscono agli ordini. I veri bersagli non sono gli uomini di facciata, ma quelli più in alto, che stanno dietro la scena. Annunciate che avete un'intera lista di questi controllori segreti e che li ucciderete uno dopo l'altro. La lista è di pura fantasia, naturalmente, ma i veri pezzi grossi si esporranno da soli ben presto. Così, tanto per cominciare, assassiniamo un banchiere svizzero, che tanto non si sbaglia mai. Se avete una lista di banchieri svizzeri, estrarrete il suo nome dal cappello. Questo è l'assassino per lista. I ricchi e i potenti, rintanati dietro guardie e reti elettriche. Dietro guardie e reti elettriche.